un uomo del Nord Africa, sui 50 anni, sui 50 anni. È questo l'identikit di zio Francesco fatto da padre Graziano durante l'interrogatorio di oltre 7 ore nel carcere di Arezzo, un lunghissimo faccia a faccia tra il religioso e il PM Marco Dioni, iniziato intorno alle 10 di mercoledì mattina e che si è concluso nel pomeriggio alle 17. I punti cardine dell'interrogatorio, come già annunciato, sono stati l'identità del fantomatico zio Francesco, personaggio inserito nella vicenda dallo stesso Gratien Labi, e il possesso del cellulare di Guerrina, dal quale sarebbero partiti alcuni SMS dopo la sua scomparsa. Padre Graziano è stato serenissimo, siamo stati quasi 8 ore, dalle 9 stamattina, 9:30, quindi tutto tranquillo. Ha chiarito i punti che doveva chiarire. Il telefonino non ce l'aveva, ho già chiarito, il telefonino lui non l'ha mai avuto, padre Graziano. Durante il lunghissimo interrogatorio, padre Graziano ha ricostruito anche la giornata del 1° maggio 2014 e la natura del rapporto tra lui e la cinquantenne scomparsa. Lui finisce di pranzare alle 13:45-14, quindi esce alle 2 dalla canonica. La Guerrina non è mai andata in canonica da sola e il rapporto era solamente un rapporto affettivo, un rapporto solo di affetto con la famiglia, di amicizia. Ha parlato solamente con Di Mirko, che erano amici, che lo accompagnava sempre con la macchina. Il legale di padre Graziano all'uscita dal carcere di San Benedetto inoltre ha annunciato l'intenzione di richiedere a breve la scarcerazione del suo assistito. Però l'istanza dei domiciliari la prossima settimana. La procura invece sarebbe già pronta a richiedere il giudizio immediato da presentare al GIP Pier Giorgio Ponticelli. Il processo potrebbe quindi essere previsto entro la fine dell'anno o al massimo all'inizio del 2016.